fare quelle tecniche lì. Il nostro viaggio inizia a Carisolo, in alta Val Rendena, e quelle che vediamo sono proprio delle vacche di razza rendena, una razza autoctona, tipica appunto di questa valle, molto adatta all'alpeggio. E qui incontriamo Mauro Povinelli, allevatore di razza rendena. Stiamo parlando della filiera della montagna, dell'alta montagna trentina, che è destinata a produzioni e a prodotti tradizionali a lunga stagionatura. Sì, noi con latte delle nostre vacche produciamo l'espressa DOP delle Giudicarie, che come tutti sanno è la prima DOP del Trentino. Il riconoscimento da parte del Ministero risale ben al 2004. Io sono un allevatore di vacche di razza rendena, ho nella mia stalla esclusivamente vacche di razza rendena, in quanto del nostro DNA fa parte la pratica dell'alpeggio, e queste secondo noi sono le vacche più adatte per questa pratica. Pensate che noi carichiamo una delle malghe più alte del Trentino, il punto più basso è a 2100 metri di altezza, e praticamente sono tornate oggi, alcune di queste vacche sono tornate proprio pochi minuti fa e le vedete qua nel mio giardino, devo ancora metterle in stalla. Vacche che fanno un lungo periodo anche di pascolo all'aperto. Sì. Questa è un po' la mia filosofia, penso che gli animali stiano bene all'aperto, che non chiusi in stalla, e nel nostro comunque dobbiamo tenere presente che lavoriamo in un ambiente molto difficile, a volte abbiamo inverni che tengono coperti i nostri prati anche per 5-6 tengono coperti i nostri prati di neve anche per 5-6 mesi. Alla primavera, appena possibile, io do la possibilità alle mie vacche di uscire dalla stalla quando vogliono attraverso i fili pastore per potersi coricare e mangiare anche un po' d'erba, quello che c'è, perché il benessere dell'animale sicuramente è la prima condizione per delle buone produzioni e produzioni di qualità. Noi, Mauro, stiamo vedendo anche adesso un buon pascolo, anche se siamo in ottobre, e quindi queste vacche possono beneficiare, ecco, ancora di erba fresca, ma in generale la loro alimentazione in cosa consiste? Allora, noi le alimentiamo principalmente con fieno di prato polifita dei nostri prati, che sono distribuiti da un'altezza di 700-800 metri sul livello del mare fino a prati anche di alta montagna fino a 1600-1700 metri di altezza. Accanto a questo fieno diamo un'integrazione con concentrati a base di cereali e in una misura di circa del 35% della dieta. Ecco, noi lasciamo sempre il fieno a disposizione, mentre i concentrati sono dati razionati con l'autoalimentatore. Nei mesi estivi diamo anche dell'erba fresca, che è particolarmente importante perché dà una ricarica soprattutto di vitamine a questi animali, che devono passare comunque 5-6 mesi invernali chiusi in stalla, e quindi in carenza di questi elementi mangiando solo fieno secco. Ecco. Vedete quella mucca là? Se voi guardate in mezzo a quelle due mucche qua, cos'è che mangia? Cos'è che fa? Papaya. Eh? Papaya. No, mastica la cicca, guarda. Vedete che sembra che mastichi la cicca. È vero. L'avete vista tutti? Ma avete visto tutti? Non è che mastica le cicche, non si danno le cicche alle mucche. Quella mucca lì sta ruminando. Perché quella le mucche, lì. Quella là sdraiata, vedete che pacifica là e rumina? Un'altra caratteristica di queste piccole aziende, qui abbiamo 40 vacche da latte, queste piccole aziende di montagna, è la multifunzionalità. Ecco, per te cosa significa? La multifunzionalità dell'agricoltura è dare non solo un prodotto garantito al consumatore, ma dare anche un qualcosa di più. Per esempio, noi d'estate facciamo l'attività di fattoria didattica, io e mia moglie con i nostri bambini, e offriamo a gruppi di bambini la possibilità di toccare gli animali, di vederli, toccare, annusarli, di provare a mungere, di provare ad assaggiare i prodotti che otteniamo con questi animali e di vivere qualche ora proprio in campagna sporcandosi le mani. E questi bambini vanno via proprio contenti e soddisfatti, perché soprattutto per quelli che vengono dalle città, soprattutto a loro manca proprio il contatto con la natura, con l'esperienza diretta, col dato di fatto. E poi qui ci sono anche altri animali.
Sì, noi abbiamo un po' di galline, gli anatroccoli, una decina di capre, soprattutto anche perché ai miei figli piacciono gli animali, ma degli animali grossi come le mucche hanno un po' di soggezione, mentre con gli animali piccoli non hanno nessun problema a rapportarsi. Quelle marroncine sono bionde dell'Adamello, una razza a rischio di estinzione che viene anche sovvenzionata con un contributo appunto per evitare che spariscano, invece quelle bianche sono di razza sane. Parliamo dunque della razza rendena e ne parliamo anche con Massimiliano Mazzucchi del Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione MAC. Possiamo dire di trovarci di fronte alla razza più rustica che abbiamo in Trentino. Sì Walter, la razza rendena è la razza rustica per eccellenza, è una razza che si adatta benissimo all'ambiente in cui si trova, che è l'ambiente montano della Val Rendena. È l'ambiente in cui le malghe hanno un ruolo molto importante e in cui questa razza riesce a dare il meglio di se stessa, perché è una razza molto leggera, piccola, che resiste bene all'ambiente montano, l'ambiente difficile della montagna, e in cui riesce a dare il meglio di se stessa e crescere bene, diciamo, produrre bene. Vorrei ricordare che in Trentino sono presenti naturalmente altre razze, la bruna, così come la frisona, la grigio alpina, la pezzata rossa, e possiamo dire, Massimiliano, che è il territorio, la sua morfologia, che sappiamo che in Trentino è molto varia, a plasmare, cioè a definire il tipo di razza e di filiera zootecnica che troviamo. Sì, ci sono varie razze, in Trentino le principali sono chiaramente la, a parte la rendena qui presente, la frisona italiana, la grigio alpina, la pezzata rossa e la bruna. Ogni razza ha delle caratteristiche che la rendono più o meno adatta a ogni tipo di ambiente. Per esempio, come abbiamo detto, questa razza si adatta bene alla montagna, altre razze come quella che vedremo fra poco sarà una razza più produttiva, meno rustica, adatta ad altre produzioni, che invece si adatterà a un ambiente completamente diverso, come quello del Fiavé e dell'Omaso. Cambiamo situazione, siamo a Vigo Lomaso e vediamo una stalla tipicamente orientata alla produzione di latte alimentare o di latte per produzioni fresche. Sono con Mario Carli, allevatore. Noi stiamo vedendo innanzitutto la razza frisona, che è tipica per le vostre produzioni. Sì, questa razza è una razza che produce molto latte ed è anche molto avvezza per mangiare insilati, infatti possiamo usare insilato di mais, insilati d'erba, e risponde anche a delle altre produzioni, dato che il mais consente di avere delle altre produzioni. Noi stiamo vedendo questi alimenti, sono alimenti verdi che fermentano e quindi sono indicati proprio per prodotti freschi. Il prodotto di stagione, lo stiamo vedendo, è il mais. Sì, adesso stiamo trinciando il mais. Il mais si semina verso i primi di maggio, dopo quando si ottiene la maturazione a mais ceroso, quindi la pannocchia non deve essere completamente asciutta ma deve avere ancora un attimo di latte, un attimo di liquido, viene trinciata tutto insieme, viene posto nei silos, viene schiacciato e dopo
coperto con del nylon per rendere una situazione di anaerobiosi, per far così che ci avvengano delle fermentazioni e delle produzioni di acido lattico che conservano il mais e lo rendono appetibile alle bovine. Noi stiamo vedendo che questi campi sono anche soggetti a delle rotazioni, quindi praticamente quello che stiamo vedendo qui alle nostre spalle è il mais, ma è un secondo raccolto addirittura. Sì, da noi allora innanzitutto c'è una prima rotazione, perché noi abbiamo qua una grossa cooperativa di produttori di patate e rotiamo molto i campi di patate con i campi di mais. Avendo la raccolta delle patate a inizio settembre ci consente a noi di seminare degli erbai autunno primaverili con varie varietà di loietto, di avena, frumenti che sono molto appetibili ai bovini, aiutano i bovini e in più ci dà anche quell'aumento di produzione. Quindi noi verso metà maggio facciamo questi erbai e dopo seminiamo il mais, e questo si chiama mais di secondo raccolto. È un po' più indietro dell'altro mais, rende un po' di meno come produzione perché abbiamo seminato quei 20 giorni, un mese dopo, però calcolando con gli erbai prima è una buona produzione, vale la pena. Quindi rotazione e doppio raccolto. Noi amici adesso andiamo a scoprire insieme ai nostri allevatori le tante tecniche di mungitura. Abbiamo dunque visto le due filiere che descrivono la zootecnia trentina, naturalmente quella maggioritaria riferita alla montagna e poi quella per il latte alimentare e le produzioni fresche. Ma con Massimiliano Mazzucchi adesso siamo curiosi di capire come funziona la mungitura. Massimiliano, iniziamo dal sistema più classico, quello storico, che è la mungitura a mano, che in alcune rarissime situazioni di alta montagna può essere ancora utilizzato. Naturalmente al centro c'è sempre l'attenzione per l'animale. Certo, Walter. La mungitura ha sempre avuto due obiettivi principali. Uno, aumentare la produttività del mungitore e la qualità del suo lavoro, e sicuramente quella di rispettare il benessere animale. Sicuramente la prima mungitura, quella storica, è quella a mano, che adesso è praticamente in disuso, viene usata solo nelle stalle piccole dove comunque la gestione di un impianto di mungitura non è conveniente, è comunque superata da vari sistemi che si sono susseguiti nel tempo, cominciando da, diciamo, l'impianto più antico, che è quello a carrello, dove tutto l'impianto di mungitura era posizionato vicino all'animale, quindi la pompa del vuoto, il vaso raccoglitore del latte era tutto lì vicino. L'evoluzione ha portato a portare la pompa del vuoto, che era lo strumento più rumoroso, al di fuori della stalla, e tenere il secchio col latte vicino all'animale. Però questo comportava, diciamo, l'onere di portare fuori dalla stalla il secchio pesante col latte tutto alla fine di ogni bovina munta. Si è passati all'impianto lattodoto, dove il latte veniva trasportato al di fuori della stalla da delle tubazioni, per poi l'ulteriore salto, quello di mungere direttamente in un ambiente dedicato, nella sala di mungitura, che era sicuramente la soluzione migliore perché permetteva anche un maggior livello igienico, sanitario, per poi arrivare all'ultimo stadio, che è quello che adesso si sta diffondendo, che è quello del robot di mungitura, dove fino a un certo punto non serve neanche la presenza fissa dell'operatore, ma gli animali accedono all'impianto di mungitura, alla mungitrice, quando hanno voglia loro, quando ne sentono la necessità, e vengono munte da sole in automatico. In questo caso siamo di fronte, Massimiliano, a una sorta di vera e propria rivoluzione, ecco, sul tempo dell'allevatore. In quali stalle si applica questo sistema robotizzato? Beh, diciamo che in linea di massima non tutte le stalle sono adatte a ospitare una tecnologia di questo genere. Primo di tutto perché chiaramente a livello strutturale la stalla deve essere adatta, e seconda cosa, che lo dico sempre agli allevatori, la stalla deve essere anche gestita da una persona, da un allevatore, da un imprenditore che sia adatto a gestire uno strumento di questo tipo, che è molto tecnologico e informatizzato.